E bilancio di fine anno sulla criminalità preoccupano femminicidi e abusi. I reati in Italia sono tornati a crescere nel 2021, seppure in maniera lieve rispetto all'anno precedente segnato dal lockdown. Quel che più preoccupa sono i crimini commessi online, in costante aumento. Ma il bilancio dell'opera di contrasto dello Stato è confortante, come rimarcato questa mattina nella conferenza di fine anno al Ministero dell'Interno, in cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presente il capo della Polizia Lamberto Giannini, ha diffuso e commentato i dati sulla criminalità. Nell'ambito dell'analisi criminale, il dato più importante è una costante diminuzione dei reati rispetto agli anni passati, anche se rispetto al 2020 c'è un leggerissimo incremento, ma comunque si attesta su numeri inferiori al 2019. Il 2020, lo ricordiamo a tutti, è stato anche l'anno della chiusura totale, quindi con numeri molto particolari in tutto il mondo. Non a caso i reati informatici sono aumentati del 30,5%, in crescita i femminicidi, 116 nel 2021, e continuano a calare invece gli omicidi, per cui l'Italia, ha commentato il prefetto Rizzi, è uno dei paesi più sicuri al mondo. La collaborazione con le polizie di altri stati ha portato alla cattura di 1.343 latitanti in 61 paesi, da gennaio a novembre 2021. 17 sono stati rintracciati e consegnati alla giustizia italiana grazie al progetto ICAN, promosso dall'Italia insieme a Interpol. Ma non è solo questo, sono aumentati i sequestri dei capitali mafiosi all'estero, sono state avviate una serie di progettualità, una specifica contro l'Ndrangheta che. Altra materia particolarmente delicata riguarda le 71 indagini in corso sulle sottrazioni di minori portati all'estero da uno dei due genitori, aumentati del 14% rispetto al 2020. In un periodo come questo della pandemia rimane fondamentale la cooperazione internazionale tra stati, ha commentato il capo della polizia, Lamberto Giannini.